Presidente, presidente, dobbiamo andare. Sì, arrivo. No, presidente, la conferenza stampa è ora. Ho capito, sto finendo il decreto per sociologia e arrivo. Senta, sociologia non se ne è mai cagata nessuno. Non inizieranno ora, su, andiamo. Va bene. Arrivo. C'è tutto, sì. Buongiorno. Buongiorno. Questo DPCM ha toccato davvero tutti, soprattutto le facoltà. E io, in quanto presidente, sono qui per tranquillizzarvi. Partiamo dalle facoltà più importanti. Filosofia. No, però ho detto le facoltà importanti, se filosofia me la mettete all'inizio, che economia. Dunque state tranquilli, non createvi delle responsabilità, non andate in ansia, sarete soltanto quelli che dovranno tirarci fuori dalla recessione più grande degli ultimi 360 anni. Giurisprudenza, giurisprudenza, per voi le cose si mettono male, molto male, io ve lo dico, c'è un esame in più, lo so, purtroppo lo so, da dare in una botta sola, lo so, lo so. Sì, l'esame si chiama Tutte le variazioni dei DPCM del 2020, dalle mascherine al lockdown. È venduto in 24 fascicoli che troverete in edicola. Buon lavoro, zona nera. Medicina, lo ripeto, a voi tocca tutto, tutto. Turni, studio, esami, ripetizioni a nipote Pino, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale e pazienti in crisi per aver visto un video di Malgioglio che canta. Periodo buio che più buio non si può. Zona nerissima. Beni culturali. La mia facoltà. Per noi ho un messaggio speciale. Ma quale messaggio? Ma chi ci caga a noi? Non ci cagavano prima, adesso che c'è la pandemia di colpo siamo importanti. No, continuiamo a non contare nulla. Andiamo a guardare due scavi archeologici, guarda, è un bel vaso etrusco. E fine. Ingegneria. Ingegneria, ingegneria, aerospaziale, gestionale, informatica. Per voi nessuna misura diversa. Eh sì. Perché, scusa, cosa doveva cambiare? Cioè, qual è la differenza tra la vostra vita prima e durante il lockdown? Prima uscivate? No. Avete mai visto un gruppo di ingegneri tutti insieme a Ibiza? No. Quindi, lockdown is the new ingegneria's life. Zona verdissima. Lingue, lingue, ecco, interessante. Lingue interessante. Anni e anni passati a studiare il russo e poi non ci si può muovere da Casal Pusterlengo. Bene, bene. Abbandonate. Date retta a me. Fate un bel corso di bestemmie in dialetto del vostro paese, eh? Buon lavoro, zona rossa. Farmacia, farmacia, bene, per voi abbiamo pensato un piano specifico, la vostra laurea varrà anche come psicologia. Interessante questo, sì, perché al centesimo parente che vi chiama per chiedervi cosa deve prendere visto che ha la tosse dal culo e pensa di avere il Covid, siete anche un po' psicologi, eroi veri, zona gialla. CTF, ah, ma la fissazione, oh, dove c'è farmacia c'è CTF, madonna. Vabbè, sai che c'è? Stavolta vi perdono. State lavorando bene, continuate a usare le provette e cercare dei vaccini. No, non avrete però la doppia laurea in psicologia. Beh, quelli sono a farmacia. CTF come farmacia, CTF come farmacia. Va bene, l'avrete anche voi. Ma a proposito di psicologia, voi sarete i miliardari di domani. Esatto, sì. Dopo infatti questo sfavillante 2020, provate ad aprire il telefono, guardate le storie dei vostri amici e trovatevene uno che non abbia bisogno di almeno 2 anni di terapia da voi. Bingo, zona verde. Relazioni internazionali, che non è scienze politiche. Ricordate ogni minuto speso a studiare, ricordate ogni esame passato. Tutto inutile di internazionale, dopo il 2020 non ci sarà nulla. Complimenti ancora per l'ottima scelta fatta anni fa. Zona nera. Scienze politiche ancora continuate a mettermela fra le facoltà, eh? Niente di goccia, che birbanti. Sto scherzando, zona verde. Ma attenzione, non disturbate gli studenti della zona gialla, quelli sono studenti veri. Sto scherzando, metteremo dei libri anche per voi. Semplificati. Accademia delle Belle Arti. No, beh, questa non è una laurea, per favore, quindi non la tratteremo. Scherzo, scherzo. No, sono serio, non merita attenzione. Infermieristica, qua devo riprendervi, ecco, qua devo riprendervi perché mi spiace molto, ma a furia di infilare tamponi dal mattino alla sera, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai vostri familiari impauriti perché tornate a casa la sera e continuate a infilare, non sempre il tampone e non solo nel naso. Prendetevi una pausetta.
zona gialla. Lettere classiche, beh, dovreste essere contenti voi, eh. Chiudere le biblioteche ci ha dato la possibilità di ripulirle per bene e tirar fuori, tra gli scaffali tantissimi vostri colleghi. Alcuni, pensate, erano lì dal 1998. Coraggio, una nuova vita! Zona verde. Lettere moderne. Sì, anche per voi un esame in più. Mi dispiace, siamo costernati, ma non possiamo esimerci dall'assegnarvi almeno 12 CFU in letteratura contemporanea durante il Covid. Le più grandi cazzate dette in TV da chiunque abbia avuto un microfono acceso. Zona nerissima. Scienze della formazione. Ho un bel consiglio per voi. Prendete tutti i libri su Piaget, tutti gli schemi sul metodo Montessori, le pippe che si è fatto Freud e dimenticateli. Da domani, per laurearvi, occorrerà affrontare un unico laboratorio spalmato in 3 anni, dal titolo TikTok è la nuova follia del bambino. Sarete costretti infatti a fare trend e balletti tutto il giorno, imparati durante le quarantene, e sarete giudicati da una giuria così composta: un vostro docente, Gianluca Vacchi, e la pronipote di Piaget. Geologia. Ogni volta ancora mettermi sta geologia, Allora, devo spostare sempre, eh? No, guarda, i sassi non sono importanti, non continuiamo questa storia, basta. Bene, signori, quello appena illustrato era il DPCM delle facoltà. Commentate con le vostre facoltà che vorreste vedere nel nuovo DPCM e soprattutto iscrivetevi al canale. Perché ricordo, chi non si iscrive, non si laurea. Ma è una laurea.